Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati allo stadio San Vito di Cosenza, 31esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Squadre già in campo, terna arbitrale interamente pugliese con il signor Riccardo Panarese di Lecce a arbitrare l'incontro. Primo assistente signor Alessio Pignatelli di Taranto, secondo assistente Lanetti Francesco di Bari. Sono i convenevoli al centro del campo tra i capitani, vi do subito la lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa che schierano Franza, Rapisarda, Variale, Salvino, Ciano, Parisi, Arcidiacono, Provenzano, Longobardi, Romano e Moscero. Il Licata di Peppe Balsamo risponde con Valenti, Ortugno, Alletto, Lomonaco, Armenio, Cocuzza, Scobelliti, Grillo, Manfre, Tiscione e Riccoboni. Adesso il Cosenza con Romano, attenzione, sbaglia Ortugno, Moscero, vediamo la finta, pallone in mezzo, Armenio, libera. Poi Scopelliti di prima intenzione, serve Riccobono che è ottimo lo stop, attenzione Riccobono, i 20 metri, prova il tiro, para Franza. Prova a girarsi Manfred Grillo, bene per lo Monaco. Lo Monaco, attenzione, sbaglia, recupera la sfera il Cosenza, prova il filtrante Romano per Longobardi, a tu per tu il tiro e la rete del Cosenza. 18esimo minuto, Longobardi, sfera, poi pallone allo Monaco, attenzione, posizione di tiro, lo Monaco, il tiro, la botta respinge Franza. Con i pugni, tiro centrale, che okay, per un momento riconquista la palla, poi attenzione, il cross per Longobardi e la parata di Valenti con i piedi, poteva essere 2-0 ma ci ha messo una pezza Federico Valenti. Solo per un attimo, poi Romano cerca l'imbucata, poi prova il tiro e la rete! E il 2-0 arriva un po' inaspettato al 40esimo minuto. Licata deve mantenere la calma e non farsi infilare, attenzione, posizione regolare, Romano, pallone in mezzo e il 3-0 di Arcidiacono. Blackout Licata, serve Moscero punta Ortugno, lo supera, il tiro a giro, Valenti. Gruppo di uomini in area, il cross sul secondo palo, attenzione, rigore per il Licata, la trattenuta evidente di Ciano, sì, ci è sembrato Ciano su Scopelliti, la maglia si è vista appunto tirare in maniera evidente. Parte Tiscione, il tiro rete, Licata che sigla il gol del 3-1, quindi un tentativo di rimonta immediato, quello dei gialloblu. Torno preciso per Romano, il cross per Arcidiacono con la testa, il tiro di Longobardi che spreca un'ottima occasione. Passaggio lungo di Armenio a cercare Tiscione, Ciano non bene con la testa, vediamo, Tiscione prova il tiro a giro e la rete, il 3-2 del Licata, gran gol di Filippo Tiscione, Licata che in soli 6 minuti riapre la partita qui al San Vito di Cosenza, che gol di Filippo Tiscione al 51esimo minuto, Licata che si fa sotto 3-2 qui al San Vito, doppietta di Filippo Tiscione, gol numero 17, Tiscione un cenno d'intesa con i ragazzi del settore ospiti che continuano a sostenere imperterriti i ragazzi di Mister Balsamo, è partita che in soli 6 minuti, quasi 7, si riapre. Con Moscero, pallone in avanti per Romano, attenzione, tenta la chiusura il giocatore Romano, ma c'è, vediamo, un fallo fischiato al Cosenza da parte di Romano su Cocuzza, Romano che poi era andato in rete. Tiscione la mette a terra, attenzione Tiscione, il piede caldo, il tiro si perde di un paio di metri alla sinistra di Franza. No, sulla destra prova a servire Manfrece in vantaggio Variale, ruba la sfera Manfre, attenzione Scopelliti, il tiro alla traversa di Nazareno Scopelliti e poi libera Fiore, ma il Licata vicinissimo al pareggio del 3-3. E arriva adesso il triplice fischio. Cosenza batte un generoso Licata 3-2. Primo tempo concluso 3-0 per i padroni di casa.
Ottima la risposta d'orgoglio del Licata, che ha siglato due gol nei primi 6 minuti della seconda frazione.